Coordinamento tra le forze dell'ordine, maggiore presenza della polizia locale e ritorno degli steward in Piazza della Vittoria. Sono queste le azioni che verranno messe in campo per contrastare le baby gang e i fenomeni di microcriminalità verificatisi a Pavia nell'ultimo periodo. Azioni che sono il risultato del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza convocato mercoledì mattina in prefettura. C'è un fenomeno d'attenzione, cioè di piccola delinquenza che e di passaggio tra virgolette in città, quindi le azioni che sono concordate sono azioni di coordinamento attraverso le forze dell'ordine. Noi potenzieremo nei prossimi giorni innanzitutto la presenza in alcuni giorni specifici della settimana, che sono quelli più critici, del presidio della polizia locale di Pavia, che dà il proprio contributo. Dopodiché inizierà il servizio steward a partire dalla prossima settimana, perché è stata aggiudicata la gara, verrà fatta la determina di incarico, insomma di affidamento del servizio steward in piazza. Grazie ad un intervento preciso e puntuale delle forze dell'ordine, ha spiegato il sindaco, i responsabili degli ultimi episodi di microcriminalità sono stati assicurati alla giustizia. Si tratta di baby gang provenienti da fuori Pavia, ma il tema sicurezza non riguarda solo il centro storico. Attenzione verrà dedicata anche alle periferie. Tra i quartieri caldi vi è senza dubbio il Crosione. Noi abbiamo fatto sgomberare i cortili di alcune case popolari da una serie di rottami che erano presenti, abbiamo fatto ripulire i cortili, ma dove appunto il Crosione è un quartiere nel quale occorre portare avanti anche altre azioni che sono appunto di inclusione sociale, cioè prendere una serie di persone che sono a rischio marginalità assoluta e reincluderli in tutta una serie di progetti di appunto inserimento sociale.